Diciamo che oggi era la mia terza partita in 7 giorni, quindi sinceramente all'inizio non mi sentivo nemmeno bene, però poi piano piano mi sono scaldato bene e con il passare dei minuti sono cresciuto, ho preso fiducia, quindi anche la stanchezza praticamente non l'ho sentita e quindi sono veramente contento di questa grande vittoria, sesta vittoria di fila in campionato, quindi non chiedevo altro. Una Lazio fantastica questa, il primo tempo è stato un tempo superlativo, insomma la Lazio si trova a memoria, corre, vince, segna, tanti gol. Sì, giocare quando la Lazio gioca così è uno spettacolo, penso guardarla. Al primo tempo abbiamo creato tanto, sul 3-0, al secondo tempo abbiamo gestito il risultato, anche se potevamo fare altri 2-3 gol, però partita veramente bella e adesso ci prepariamo per il big match settimana prossima. Senti, oggi la Juventus ha pareggiato, è una buona notizia per voi o cambia poco? Ma sinceramente io non sapevo nemmeno il risultato della Juve, quindi oggi per noi era troppo importante vincere questa partita, quindi noi ci prepareremo come ogni altra settimana, sapendo che è una partita importantissima e ci faremo trovare pronti. Che effetto vi fa stare lì al terzo posto, sempre più terzi, poi consacrando con i promessi? La classifica è bella, 6 vittorie di fila in campionato, 7 contando la partita di Europa League, è un buon periodo per noi, però dobbiamo continuare così in ogni allenamento, ad ogni partita, sapendo che settimana prossima è una partita veramente tosta, però come ho detto ci faremo trovare pronti e siamo fiduciosi. Manuel, un bilancio sulla tua stagione fino a questo momento? Stai diventando sempre più protagonista. Diciamo che ho avuto un periodo all'inizio un po' dovevo riuscire un po' ad ambientarmi perché comunque la Lazio gioca in maniera diversa rispetto alla SPAL, quindi dovevo un po' abituarmi a questo modo di giocare. Qua ci sono veramente tanti campioni e quindi magari la mia prova passa anche magari in secondo piano, però veramente sono veramente contento per quello che ultimamente sto riuscendo a dare alla squadra e spero di continuare così. Cioè, i compagni stanno aiutando molto, abbiamo visto scherzare spesso anche con Immobile, c'è cioè qualcuno con cui legano di più. No, diciamo che sono tutti veramente dei bravi ragazzi, sin dal primo giorno mi hanno accolto alla grande. Ovviamente magari con gli italiani ho più confidenza perché io so solo l'italiano, quindi non conosco nessun'altra lingua, però siamo veramente tutti simpatici e ci troviamo alla grande, il gruppo è bellissimo e non c'è nessuno di permaloso, si può scherzare tranquillamente, quindi secondo me questo è un punto a nostro favore. Si può battere la Juventus, che sono due partite, una in campionato e una in Supercoppa. Adesso pensiamo al campionato che è molto importante, sicuramente la Juve si può battere perché noi abbiamo dimostrato che siamo una squadra veramente forte e quindi ce la metteremo tutta e vogliamo portare a casa un risultato positivo. Grazie, ti rivolgo.